Oggi abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi hanno interpretato bene la partita come l'avevamo preparata in settimana e gli faccio i complimenti, hanno fatto un primo tempo veramente buono e un secondo tempo, diciamo, non come il primo. Abbiamo messo la partita sotto un livello tattico diverso. Il rientro di Salines e di Aversano, che nella partita precedente non c'erano, ha influito sulla partita di oggi? Ma Salines e Aversano sono due ragazzi sicuramente interessanti, ma abbiamo un gruppo tutto interessante. Non mi piace parlare dei singoli, mi piace parlare del gruppo, perché è importante la loro crescita, è importante che lavoriamo su tutti e che a tutti cercheremo di dare il loro spazio e la loro visibilità. Al termine della partita diceva: io ho già la testa al Catanzaro e già pensa alla prossima sfida, cosa dirà ai suoi ragazzi? Sì, sicuramente, noi dobbiamo arrivare alla fine del campionato e dobbiamo aver raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati con tutta la squadra, quindi oggi abbiamo fatto questa vittoria, ma la cosa più importante è già pensare alla partita prossima. I festeggiamenti sono già finiti, bisogna pensare subito alla partita che verrà tra 15 giorni, perché dobbiamo cercare di fare risultato anche lì.